dal presupposto che tutto ciò che diagnosi, strategie terapeutiche e altro è uguale su tutte le latitudini, e mi premeva presentarvi uno spaccato del vissuto di questa malattia in un contesto socio-economico diverso. Perché c'è la malattia e c'è il vissuto della malattia. E il vissuto cambia secondo il luogo, secondo le condizioni e secondo la cultura. I dati socio-sanitari. E perché questo? Perché, come vi dicevo, la situazione non fosse che per iniziative di questo tipo nei paesi in via di sviluppo è completamente diversa. Qui si parla del cancro, si parla della malattia e ci sono iniziative sia negli ospedali sia sul territorio. E parto anche dalla mia esperienza. Io sono prettamente nell'attività clinica, sono dirigente medico dell'Istituto Nazionale Medicina delle Popolazioni Migranti e Contrasto delle Patologie della Povertà, che ha un'utenza particolare e pertanto il nostro istituto è chiamato anche a elaborare delle politiche per garantire il diritto alla salute. Che io ho una patologia e il fatto che io sono ammalato presuppone un percorso culturale che fa sì che alcune malattie vengono accantonate, vengono negate perché rappresentano una carica emotiva troppo forte. Pertanto, che sia la popolazione, che sia gli operatori sanitari, nessuno ha dato la giusta dimensione al problema che rappresentava il cancro, il problema delle infrastrutture. Per fare strategie sanitarie o mettere in piedi programmi di prevenzione ci vuole prima di tutto una struttura base e un'organizzazione del territorio. Tutte queste condizioni hanno fatto sì che alla fine nei nostri paesi il 70% degli ammalati arriva troppo tardi, anche perché noi stiamo parlando di una patologia, come è stato detto nell'intervento precedente, che non si manifesta in modo apparente. È una malattia subdola, per cui in un contesto dove non c'è un sistema sanitario, dove non c'è un medico di famiglia, dove si arriva in ospedale solo nei casi gravissimi, pertanto non c'è possibilità di fare una diagnosi precoce. Ok. Beh, oggi la seconda giornata internazionale, veramente internazionale, sulla sensibilizzazione e la prevenzione del cancro dell'ovaio è stata un'occasione per incontrare professionisti vari e poter portare all'attenzione di tutti la situazione particolare del vissuto di questa malattia nel contesto dei paesi in via di sviluppo, dove al di là delle difficoltà reali sul piano della prevenzione precoce, dell'efficacia terapeutica, visto la complessità dell'eziologia della malattia, ci si aggiunge anche le difficoltà del contesto di vita.
i limiti delle ristrettezze economiche fanno sì che i professionisti hanno un carico o sovraccarico di lavoro eccezionale, dunque arrivano facilmente e precocemente all'usura, all'esaurimento psicofisico, fanno turni di lavoro massacranti, affrontano situazioni impegnative sul piano emozionale e tutta questa situazione si ripercuote anche sulle pazienti che non hanno il supporto della prevenzione primaria e vivono questa malattia sempre nelle condizioni più drammatiche perché arrivano ai centri di salute quando è già troppo tardi. Dunque, l'augurio è quello di vedere il sud del mondo, vivere l'esperienza Arrivederci. di un'assistenza sanitaria meno drammatica e oggi è giorno di festa, vorrei dire che ci sono iniziative lodevoli anche di donne prestigiose e il problema è che sono punti così di diamante e noi dobbiamo investire soprattutto su l'assistenza universale. Il sud del mondo deve poter garantire il diritto alla salute, che non è un diritto sempre accessibile. Anzi.